Tetero, abbiamo così riascoltato anche loro, questa band californiana, l'anno scorso. 47 minuti dopo le 15, buon pomeriggio di nuovo da Manatta, sono Riccardo Rastelli. Allora parliamo, abbiamo anticipato un pochino l'appuntamento, adesso entriamo un attimino nel vivo della trasmissione di oggi, perché è incentrata proprio su questo appuntamento, sì, sappiatelo, è così. Io non so per quale motivo, forse perché ho dei disturbi, non so, mi affascinano, adesso non è che tutte le persone che sono affascinate di questo argomento di cui siamo per parlare hanno i disturbi, ma a me ce l'avete un po' di disturbi, Insomma, dicevo, fenomeni paranormali, mistero, esoterismo, simbolismo, no? E quant'altro. E quindi ci è venuto a trovare per la seconda volta Simone Leoni, buon pomeriggio, ben trovato. Buon pomeriggio. E abbiamo qui anche un giovane ragazzotto, Stefano Ranucci. Buonasera. Omonimo di un nostro Stefano Ranucci, che salutiamo chiaramente, e che non c'entri assolutamente nulla, nomini mia accade. Stefano Ranucci dell'associazione Alfa Omega. Simone Leoni lo conosce, scrive sulle riviste, ha fatto parte anche degli Acchiappa Fantasmi, insomma sì. È uno navigato, è uno che stiamo parlando di esoterismo, loro sanno bene di cosa verte questa materia. Allora, innanzitutto parleremo un attimo dell'associazione Alfa Omega, spieghiamo che cos'è, di cosa si tratta, sì. E poi andiamo a presentare un evento previsto per domenica 5 maggio, prossimo 5 maggio. Sì, l'associazione Alfa Omega, Metapsichica, è un'associazione culturale che studia i fenomeni paranormali e anche, insomma, misteri ed esoterismo, come è stato detto poc'anzi. E le nostre ricerche sono il risultato di una grande organizzazione meticolosa che appunto ha lo scopo di studiare, analizzare sul campo e ricreare artificialmente tutti quei fenomeni spiegabili e, in conclusione, diciamo, smentire e convalidare una teoria. Cioè, quindi praticamente voi vi occupate di fenomeni paranormali e tutto ciò che ruota attorno al mondo del paranormale, al mondo un po' di cose che non sappiamo spiegare, dove la scienza non arriva, ecco, diciamo così, sì. C'è anche un altro tipo di scienza, perché poi voi verificate questi fenomeni paranormali con delle apparecchiature particolari. Credo che sto parlando dei cosiddetti Acchiappa Fantasmi 2.0 o i Ghost Hunters, insomma, sì, così sì, li definisco. Quindi voi vi occupate anche di questo, insomma, entrate, sì, in luoghi che tutti dicono, no, siano infestati. Infestati, questo è infestati. Non volevo usare questo termine, sì, l'hai, sì, fatto, sì, tu, infestati, sembra brutto dire infestati. Dove ci sono altre presenze, ecco, diciamo così. Poi è meglio tenerli buoni qualora esistessero. Sono un po' scettico, però l'argomento mi interessa. Quindi Alfa Omega si occupa di questo. Domenica 5 maggio, Simone, ci sarà questa manifestazione presso la sala consigliare del municipio Sesto, qui di Roma. Per essere precisi, vi diamo anche la piazza, Piazza della Maranella 2, dalle ore 9. E questa conferenza gran parte verterà su René Le Chateau. Parleremo anche di questa abbazia, perché è una chiesa, sì. Però c'è dove c'è un'abbazia, c'è una chiesa dedicata al culto di Maria Maddalena. Allora, 5 maggio c'è questa conferenza. Innanzitutto andiamo a presentare chi saranno i relatori. Allora, i relatori conferenza. Ci sono, ecco, per esempio Claudio Foti, che è l'autore del libro sul manoscritto Voynich, il professor Andrea Barattolo, che è un archeologo, e anche un altro amico, che è Enrico Baccarini, che è anche lui scrittore, giornalista e saggista. Quindi ci sono personaggi, e ovviamente io poi, personaggi autorevoli, e poi c'è anche Simone Leoni. Che cos'è? C'è un po' di storia su René Le Chateau, così anche i nostri ascoltatori che magari non stanno capendo nulla li mettiamo al corrente. Allora, dicevo, la storia di René Le Chateau è stato oggetto di molti innumerevoli testi, italiani che esteri. La storia si incentra praticamente sul fatto di un sacerdote che nel 1885 andò in questa chiesa, la chiesa di Santa Maria Maddalena a René Le Chateau, e vedendola, diciamo, disastrata, cercò di ristrutturarla, ma ovviamente senza i fondi che lui non aveva non poteva farlo. Diciamo che questo sacerdote, stando, ecco, ai fatti che ci narrano questi ricercatori, fece un sermone antirepubblicano durante la messa, e si accaparò la simpatia di alcuni del posto, sì.
E da lì, poi metto il poi, nasce una leggenda. E la leggenda, la leggenda sarebbe? Sarebbe che lui abbia trovato qualche cosa, non so specifico, qualche cosa legato al Graal oppure a qualcos'altro. E quindi qui entrano a che fare, Corriere delle Sciatù, entrano a che fare i tutte templari. Le storie legate ai templari, all'ordine dei templari, quindi alla ricerca del Graal, la Maria Maddalena, insomma, l'esoterismo, no? Poi sì, anche, sì. No? Se dico giusto. Io non lo so perché sto camminando, secondo me, ho scelto di trattare questo argomento perché piace, però non sono molto ferrato in materia, quindi perché poi sono argomenti che ti lasciano svariati punti interrogativi mentre li stai proprio studiando, o no? Cioè io mi sono informato un pochino e poi rimane sempre però quel mistero, quella noia di mistero su qualsiasi argomento, insomma, che affronti. Certo. È così, no? E non ci si può fare nulla, no, assolutamente. Si lavora su questo. Allora, senti, mandiamo un disco, Matteo, poi torniamo e continuiamo a parlare di questa conferenza prevista per domenica 5 maggio. Stiamo parlando di esoterismo, stiamo parlando di acchiappa fantasmi, di paranormale. Adesso sogniamo i Green Day, così abbiamo fatto tutto. Quale randaggio dei Green Day, Stray Art. Allora, torniamo a parlare con Simone Leoni, Stefano Ranucci della conferenza, di questa conferenza prevista per domenica 5 maggio su René Le Chateau e tutto il mondo, insomma, che ruota attorno alla storia di René Le Chateau. Simone Leoni, tu sei uno anche di collabori con diverse riviste, puoi dire tranquillamente il nome. Phoenix X-Time. E gli appassionati sicuramente della materia sapranno di cosa stiamo parlando, perché sono riviste molto accreditate su questi argomenti. E tu
stai così studiando, approfondendo, indagando, come molti hanno fatto, ma lo stai facendo anche per conto tuo, su un presunto collegamento tra René Le Château e Roma. Sì, in effetti, da quello che io ho potuto constatare, sembrerebbe che ci sia un collegamento, diciamo, forte, abbastanza positivo tra Roma e René Le Château. E non diciamo altro, però. No, non diciamo altro. Questo lo volevo aspettare per dirla al 5 maggio. Non diciamo altro. Se volete sapere di più su questo studio che sta portando avanti il nostro Simone Leoni, quindi il 5 maggio, non perdete questo appuntamento dalle ore 9 alle 10 presso la sala consigliare del Sesto Municipio, Piazza della Maranella. Dalle 9 alle 13, che ho detto? 9, sì, 9.13. 9.10 mi sa che ho detto 9, prima. 9.13 da quelle parti. Insomma, si parlerà anche di questo con autori e relatori che ripetiamo. Sì, allora c'è Enrico Baccarini, Claudio Foti e il professore Andrea Barattolo. Benissimo, ragazzi, i vostri contatti, magari sono rimasto curiosito da voi, voglio aprire il web e andare a vedere l'associazione Alfa Omega, cosa devo fare Stefano? Possiamo visitare benissimo il sito www.metapsichica.com. Alfa Omega, www.metapsichica.com. Insomma, va bene ragazzi, in bocca al lupo, ci vediamo il 5 maggio, ci vediamo il 5 maggio, poi insomma la fatidica frase, tornate quando volete, questi argomenti ci interessano e ci affascinano sempre più, anche se alla fine ci lasciano così, col punto interrogativo. Grazie a Simone Leoni e Stefano Ranucci e ci vediamo il 5 maggio. Ricordiamo Piazza della Maranella, conferenza su René Le Château e molto altro, molto molto altro. Tra poco il GR anche, vero Matteo? Con tutti i fatti di questo giovedì 25 aprile. Sai che fatti, eh? Barbecue e roba varia. Va bene, Simona Molinari, la felicità, c'è anche Peter Sincotti. Ho fatto errori che ripensandoci non farei, ma questo mondo, dimmelo tu, chi non sbaglia mai. Ah, tutta colpa di quell'attimo di gelosia. Io quella notte, no, non dovevo andare via. Ero convinta, sarei riuscita a cambiarti un po'.